14 luglio. A Roma, un giovane, Antonio Pallante, spara 3 colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. L'attentato a Togliatti, che come vedrete in questo, nel documentario che vi proponiamo, innesca un'ondata di manifestazioni e scioperi in tutto il paese. Ed è il caos. Nelle principali città italiane gli scontri sono scontri violentissimi e lasciano sul terreno 16 morti e centinaia di feriti. Sarà lo stesso Togliatti, dal suo letto d'ospedale, a lanciare l'invito ai suoi a non perdere la calma. . 14 luglio 1948, ore 11:45. Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, cade in terra ferito. A sparare Antonio Pallante, 24 anni, siciliano. In tutta Italia, il popolo della sinistra insorge. Ma cosa è successo esattamente quel giorno? Pallante ha davvero agito da solo? E perché ha sparato al leader del Partito Comunista Italiano? Davvero l'Italia è arrivata a un passo dalla guerra civile? Ma intanto, chi era Palmiro Togliatti? Nel 1921, insieme ad Antonio Gramsci, Togliatti fonda il Partito Comunista Italiano. È subito un leader, si firma Ercoli, lo chiamano il migliore. Ma l'avvento di Mussolini lo costringe a rifugiarsi a Mosca. Dal 1926 la sua casa sarà l'Hotel Lux, dove risiedono tutti i rappresentanti del comunismo mondiale. È in questo clima che si forma la sua personalità di politico intransigente e risoluto. Benedetto Croce disse di lui totus politicus, è totalmente uomo politico. E con lui era difficile non parlare di politica. Ma non è vero che lui fosse così freddo. Io anzi mi ricordo come lui fosse curioso, voleva sapere tutto, voleva conoscere cosa succedeva, che cosa dicevano i compagni, ma che cosa succedeva anche, dice, ma tu che film vai a vedere, che libri preferisci? Con la caduta del fascismo, Togliatti torna in Italia. Il 27 marzo 1944 sbarca in una Napoli gravemente segnata dalla guerra. La città è in preda alla fame e alla miseria. Per prima cosa, Togliatti bussa alla federazione locale del PC. Ma sono passati 18 anni. Nessuno lo riconosce. Bussa alla porta con la sua valigetta in mano, la porta della sezione del PC a Napoli, e deve spiegare di essere Palmiro Togliatti, cioè il mitico Ercoli, l'uomo che era stato ed era tuttora uno dei dirigenti più importanti del comunismo internazionale. Viene in Italia con un programma che è sostanzialmente concordato da Stalin ed è un programma strettamente moderato e italiano, che è appunto quello che poi ha fatto come leader dei comunisti italiani. 30 marzo 1944. Mentre il paese è ancora spaccato in due, dilaniato da una guerra terribile, il PC tiene a Salerno il primo Consiglio Nazionale delle Regioni Liberate. Togliatti detta subito la sua linea. La prima mossa è dirompente. Impone di rinviare tutto il problema istituzionale, monarchia o repubblica, dopo la fine della guerra. Ritiene prioritaria la costituzione di un governo di unità nazionale, composto da tutte le forze antifasciste. È la bomba Ercoli. Quel 30 marzo 44 passerà alla storia. È il giorno della svolta di Salerno. Quelle del migliore sono dunque scelte caute, di apertura. Tanti però le considerano solo mosse tattiche, temono il comunismo e quel comunista così freddo e calcolatore. Per molti, insomma, Togliatti è sempre e solo l'uomo di Mosca. Era l'uomo di Mosca e di Stalin, direi, innanzitutto. E nello stesso tempo fu anche, è un paradosso della storia, ma le cose stanno così, uno dei padri fondatori della Repubblica. Se Togliatti è stato doppio e ha coltivato il sogno della rivoluzione senza farlo e ha portato un partito che arrivò ad avere 1 milione di iscritti all'interno del meccanismo democratico italiano, meno male che c'era l'altra parte della doppiezza.
con la svolta di Salerno. Dunque Togliatti traghetta il Partito Comunista dall'utopia rivoluzionaria all'accettazione delle regole della democrazia. E Togliatti su questa scommessa mette in gioco la sua stessa persona, diventando il ministro con Badoglio prima e poi con Bonomi. Nelle fasi cruciali della guerra di liberazione il Partito Comunista diventa uno dei punti di riferimento della lotta partigiana. 25 aprile 1945. Dopo mesi di resistenza partigiana e l'intervento degli alleati, l'Italia è libera. 29 aprile 1945, Milano. A Piazzale Loreto vengono esposti i corpi di Mussolini e della sua amante Claretta Petacci. 21 giugno 1945, nasce il primo governo del dopoguerra. A guidarlo c'è Ferruccio Parri, un uomo simbolo, un eroe della resistenza. Togliatti è nominato ministro di Grazia e Giustizia, ma l'esecutivo Parri dura solo 6 mesi. 10 dicembre 1945, si insedia allora il primo governo guidato da Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana. Togliatti è confermato nel suo incarico di guardasigilli. 18 marzo 1946, viene indetto il referendum istituzionale. Gli italiani sono chiamati a scegliere monarchia o repubblica. Il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. L'Italia è repubblica. Il 25 giugno 1946 cominciano i lavori della Costituente. Comunisti e forze moderate lavorano fianco a fianco per dotare il paese di una carta costituzionale che incarni i principi della democrazia. Ma l'Italia, piegata dalla guerra, non riesce a risollevarsi. Diviene allora indispensabile l'aiuto economico degli Stati Uniti. Il 4 gennaio 1947 De Gasperi vola a Washington. Il Super Douglas di De Gasperi ha combattuto parecchio coi venti dell'Atlantico. Eccolo posato dopo 58 ore di volo sull'aeroporto di Washington. 31 maggio 1947. De Gasperi, dopo aver ottenuto dagli americani gli aiuti previsti dal cosiddetto piano Marshall, forma un nuovo governo. Per la prima volta dalla liberazione, nell'esecutivo non ci sono più comunisti e socialisti. Togliatti non è più ministro. I comunisti vengono cacciati dal governo, esclusi dal governo, comunisti e socialisti. Fatto grosso, ma molto grosso. Gli Stati Uniti richiedono all'Italia una prova chiara di scelta di campo, quindi impongono a De Gasperi questo cambiamento. Pur escluse dal governo, le sinistre in assemblea costituente continuano il dialogo con i moderati. E così il 1 gennaio 1948 la Costituzione è varata. Esaurita la collaborazione tra le forze antifasciste nell'assemblea costituente, il 1948 è l'anno dello scontro. Per il 18 aprile sono indette infatti le elezioni politiche. La corsa verso il voto si profila da subito come uno scontro a tratti durissimo tra due grandi forze. Da un lato il Fronte Popolare, con il Partito Comunista di Palmiro Togliatti alleato con i socialisti di Pietro Nenni. Dall'altro la Democrazia Cristiana, guidata da Alcide De Gasperi. Al fianco di De Gasperi c'è sempre il giovane sottosegretario Giulio Andreotti. Io credo che se i comunisti e i socialisti si fossero presentati con liste separate, come avevano fatto per l'Assemblea Costituente nel 1946, ci sarebbe stata meno tensione. Il mondo cattolico considera la sinistra come una terribile minaccia. Togliatti, il senza Dio, diventa il nemico pubblico numero uno. E allora il Papa Pio XII decide di passare al contrattacco. La grande ora della coscienza cristiana è sonata. Chi non è con me è contro di me. Penso che il Vaticano abbia un ruolo molto importante e incise moltissimo. Quella che si combatté in Italia fu una vera e propria crociata, sia da una parte che dall'altra. La propaganda elettorale si scatena. Su entrambi i fronti si alimenta un clima di odio reciproco. La Chiesa in fondo difendeva se stessa, quindi, allora questo certamente creò un clima di grandissima tensione. Siamo in era pre-televisiva e quella campagna di persuasione di massa, fatta di manifesti e cinegiornali, ottiene un effetto dirompente.
Dal santuario di Pompei parte l'immagine miracolosa della Madonna. Sulla facciata di Santa Maria degli Angeli in Assisi si viene a vedere la Madonna che dal suo aereo pulpito di